Buonasera dal Renato Curi di Perugia. Coppa Italia secondo atto, meglio secondo turno, ed entrano in scena i grossi calibri della massima divisione. Nell'anticipo Samp in Umbria per crescere ancora, per rimanere in corsa in una manifestazione che la società blu cerchiata ha vinto per 4 volte, l'ultima nel 1994. Perugia, gestione Novellino, che punta ad un campionato di vertice nella cadetteria e che vuol verificare questa sera tutto il suo potenziale. Anche per questioni regolamentari da Feliciano Razzi, Perugia che punta, come abbiamo già detto, ad un campionato di vertice. Braglia e Mancini, i capitani, c'è anche uno sparuto drappello di tifosi doriani giunti qui in Umbria per sostenere la formazione di Eriksson. Dicevamo, anticipo del secondo turno di Coppa Italia, domani il grosso del raggruppamento e giovedì il posticipo tra Lecce e Napoli. Baldieri e Cornacchini, tutto è pronto. Perugia-Sampdoria, anticipo del secondo turno di Coppa Italia. Rapido cenno ai due guardaline e per Treossi è ora di iniziare. Partiti in questo momento. Lungo lancio sulla sinistra per l'attacco di Beghetto. Il Sampdoria che non può disporre di Chiesa. Palla dentro con Pagotto che esce, poi forse abbagliato da un riflettore, perde improvvisamente il pallone. Qualche attimo di paura. E buon per lui che Mancini sia scivolato al momento del contrattacco. Va bene, via Cornacchini a Mannini, si distende il Perugia. Giunti, palla dentro e arriva Rocco che clamorosamente fallisce la prima vera opportunità della partita. Tutto molto bello per il Perugia che ha velocizzato l'azione. Ecco Pasquale Rocco, ex giocatore dell'Inter, cresciuto nel vivaio interista, ma c'è il contrattacco della Samp, tutto regolare, Mancini in area di rigore, reclama Bellucci, groviglio attorno a Braglia che in qualche modo acciuffa la sfera. Centrale, già scambiano qualche impressione Sven-Goran Eriksson e il suo secondo Santarini. Primo tempo quindi che si è chiuso sul risultato di 0-0, c'è tutto regolare. Posizione buona per Bellucci, rientrava Mancini sul fronte opposto, verso Mancini, il destro al volo ed è il gol della Sampdoria. Azione in profondità, il passaggio di Bellucci per Mancini, la battuta al volo, tutto molto bello. E Samp in vantaggio dopo 9 minuti e 45 secondi, mentre ora c'è un infortunio proprio per il giovane Bellucci, rivediamo. Il traversone, aggiusta la mira Mancini, colpisce bene ed è il gol della Sampdoria dopo 9 primi e 45 secondi. C'è stato un contatto con Cottini al momento del cross, rivediamo l'impatto. E Bellucci, che vedete, controlla con il destro, dà un'occhiata al centro area. Al momento del cross c'è l'impatto con Cottini. Il giocatore viene trasportato con la vetturina. Balletti di fronte a Pagotto, va a toccare Tedesco, lunghissimo rinvio. Il Perugia che si trova ora a dover difendere su questo attacco in profondità. Mancini, Maniero, ancora il tocco sapiente del capitano per Maniero alla sua prima vera conclusione della partita. La rincorsa di Mihajlovic, il pallone che termina dopo nulla di grave. Tasso e fischia la fine Treossi,
La Sampdoria quindi al Curi supera il turno, superando, battendo il Perugia per 1-0. Il gol segnato da Mancini al decimo minuto della ripresa, una gran bella azione. In quella azione, mentre ora Eriksson distribuisce strette di mano anche agli avversari, in quell'azione si è infortunato Bellucci, mentre proprio in chiusura si è infortunato Rocco. La rete di Mancini al nono minuto e 45esimo secondo, non so se riusciamo a rivederla in chiusura di telecronaca, sicuramente merita, perché è la rete.